21 e 22 ottobre, 27, 28 e 29 ottobre, 40ª edizione della Sagra della Castagna del Tartufo, Bagnoli Spino, Avellino. Francesco Pernetti è il presidente della Prologo di Bagnoli, in campo da 27 anni come collaboratore. Questo è il 12° anno da presidente. Questa è un'anteprima che tra l'altro ha già richiamato un pubblico straordinario, quindi avete avuto comunque fiuto nel proporre a tanta gente che viene a Bagnoli in occasione di questa festa un weekend in più. Certo, sicuramente quello che hai detto è importantissimo, ma sono molto soddisfatto e orgoglioso della popolazione che è stata capace di accogliere tutti questi turisti che sono intervenuti in questo evento, e ne sono veramente molto fiero. Speriamo che si migliori di volta in volta, e sono contento anche per la ripresa delle castagne, che è un'economia molto importante per il logo, che noi siamo famosi per la castagna e per il tartufo nero di Bagnoli Irpino. Quindi mi auguro che dall'anno prossimo si continui a migliorare la produzione e che riesca sempre meglio l'evento e l'ospitabilità che diamo a tutti gli intervenuti. E tra l'altro il prossimo fine settimana ci sarà di nuovo l'evento, per chi è stato impegnato e non ha potuto raggiungere Bagnoli, insomma vi raccomando, perché ne vale davvero la pena, il prossimo venerdì, sabato e domenica. Sicuramente sì, vi aspettiamo da venerdì sera alle ore 18, sabato e domenica tutte le due giornate, e il sabato sera inaugureremo il famoso tronco di castagne, il dolce simbolo fatto a base di castagnaccio, che poi sarà distribuito a tutti gli intervenuti come accoglienza da parte di tutta la popolazione di Bagnoli. Tra l'altro abbiamo notato con soddisfazione tanta materia prima, nel senso, al di là della crisi, del periodo un po' difficile, abbiamo visto tanti tartufi, tante castagne, tanti prodotti tipici. Bagnoli, la sua eccellenza non la molla, nemmeno quando il periodo è così e così, insomma. Sicuramente, perché noi bene o male il nostro prodotto cerchiamo di salvaguardarcelo, quindi per noi è molto importante usare il nostro prodotto, produttore e prodotto direttamente, in modo tale che l'economia è totale, proprio per questo motivo. Presidente, quindi il pecorino bagnolese, sì, il provolone podolico, il tartufo sulle montagne dell'Alto Piano Laceno, le castagne che diciamo il marchio è IGP Montella, però il comprensorio fa parte anche Bagnoli, che abbiamo la castagna che quest'anno ci ha dato un risultato veramente eccezionale, sia come gusto zuccherino e sia come misurazione e pezzatura molto grande, quindi bella anche da vedere.